Ciao amici ignasiani, sono senza sedia, ho la testa tagliata, ho tutto. Serve la sedia. Eccoci qua. Aspetta, qua siamo disorganizzati, non siamo mica Gabby 16 bit, noi. Ma no. Amici, non ho la sedia! Come posso fare senza sedia? La reazione è non avere la sedia. Basta, abbiamo trollato abbastanza. Allora, come vedete siamo a FIFA 21. Ronchi, vieni qua. Allora, FIFA 21 abbiamo già fatto la parte iniziale, cioè le partite precompilate. Ho giocato con Liverpool la partita di finale di Champions. Non ci sembra che ci siano moltissime differenze con i precedenti al momento. Abbiamo giocato a esperto. Ho giocato, esperto. Ho giocato Chelsea PSG, ho perso 4-5. Insomma, forse è leggermente più difficile degli altri. Adesso bisognerà abituare. I comandi sembrano gli stessi. Iniziamo una nuova carriera. Oggi con FIFA 21 abbiamo già preimpostato tutto. Sul calcio d'inizio abbiamo messo la squadra preferita, che per noi siamo juventini, quindi c'è il Piemonte Calcio. Vedo con non troppo stupore che quest'anno con la Juventus non ha dato i diritti a FIFA, ma sicuramente sarà su PES. E iniziamo la nuova carriera, come già annunciato, come già pronti anche i nostri cartelli sul nostro canale Ignacio Channel. Noi seguiamo Nacho Pussetto. We are following Nacho Pussetto. Hello, our friends in England. Nuova carriera con... vediamo un po' le impostazioni. E noi seguiamo Nacho. Sì, ah no. Se scarichiamo le più recenti, probabilmente Pussetto sarà in prestito all'Udinese. Cosa facciamo? Scarichiamo. Sì, dai, lo prendiamo in prestito. Vediamo, dai, vediamo come va. Scarichiamo gli ultimi aggiornamenti, perché gli ultimi aggiornamenti vogliono che FIFA 21 ha iniziato la programmazione, Davide, che Nacho Pussetto era andato al Watford e... piccolo momento dalla regia, scusate. Davide Prodi scrive: quest'anno hanno aggiunto l'inserimento automatico, io una volta ho fatto 6-6. Tecnico. Ah, scegliamo quale vogliamo essere. Io voglio essere... siamo una donna. No. Lui suggerisce: fatela col Watford e richiamate Pussetto. Alla grande, sì. Quale siamo? Questo qui barbuto? No, io questo voglio essere. Quale vuoi essere tu? Io andrei su questo qua. Questo nero? Sì. Prendiamo questo, dai. Nome. Ci chiamiamo Gigi. Ma perché? Giorgio. Come si fa? Gigi. Del nero. Gigi. Oh, Gigi Del Neri, l'allenatore più... no, Gigi Cristofori, no, perché carità, che schifo. Gigi Ranieri. Non ti puoi chiamare Paolo Roncaglia, no, è troppo difficile. Grande allenatore. L1, qual è questo? Davide, comunque, se ci stai ancora seguendo... grande allenatore che ha portato il Leicester in Champions League e gli ha fatto vincere. Noi all'Ajax, il nostro obiettivo, visto che inseriamo con Watford, che è in Championship, sarà quello di tornare in prima lega e poi di andare in Champions, quindi in 3 anni. Davide, comunque io sto godendo. Io sto godendo perché il Bologna sta perdendo 3-4 contro il Sassuolo. No, nazionalità, noi siamo italiani. No, guarda, italiani. No, siamo delle isole Cayman, isole Cayman, no, isole Cayman. Voglio essere italiano, infatti è molto italiana questo avatar. Italiano di seconda generazione. Allora, stiamo godendo per calcio, no, cambiamo. 103 milioni di budget. No, è show. Stai tornando. Allora. Inghilterra, attenzione. È trollato. Attenzione. Watford FC. Budget da trasferimenti 36 milioni. Vicarage Road, va bene. Non si chiama Vicarage Road lo stadio Watford? Non mi torna. Quindi te l'ho detto 36 milioni, te l'ho detto. Come si chiama? L'Old Trafford lo stadio? Ma che Old Trafford è... Old Trafford è quell'altro del... Davide, qual era lo stadio dell'Old Trafford? Arsenal, no. Scusa, non voglio sembrare ignorante. Davide, se ci stai ancora seguendo, qual è lo stadio? Di chi è lo stadio Old Trafford? Dura da tempo, no? 6 minuti. 4 minuti. Ma qui c'è durata tempo 4 minuti. Io non è come la mettevamo. 4 minuti era. Vince Tottenham.
Aspetta, secondo me è tipo Manchester United. Va bene. Vabbè, non lo sapremo mai, controllo dopo. Elastico, va bene. Lo controllo subito con l'altro telefono. C'è un insieme di telefoni vari qua. Vedo Davide che siamo molto preparati sul calcio. Safari, vediamo, sto guardando gli occhi d'Ale, però. Si chiamava. Come si chiamava? Vicarage Road? Non mi sembra che è Vicarage Road. Di calcio è tornato. Comunque Davide nello vediamo questa formazione. Manchester United, infatti. Comunque Davide nello non stadio. Non so che era del Manchester, dai. Su FIFA 21. 5 commenti. Grandi ignasiani, bentornati. Welcome back. Welcome to this FIFA 21 career. We are glad to see you again, and we are glad to welcome our new friends from England. This will be a Watford FC career. So follow us because we are supporters of Nacho Pussetto, el mejor, the great Nacho. He came back to Italy, to Udinese, on loan, but we will follow him in his career in Watford FC. Ok, che mi fa fare qua? Fatto. Ok. Campionato lo facciamo la Coppa Internazionale Europea, noi siamo ormai abituati, Francoforte, Hoffenheim, va bene, dai, sì, ci sta. Hoffenheim. Vediamo questa rosa, ragazzi, Troy Deeney, chi c'è? Ben Foster. Eccola qua. Bella, 69 in attacco, giustamente. João Pedro. 66. Un bel meno 2 lì, vedo, meno 1, meno 4. Beh, bella squadra. Sì, ma Foster 79, mi aspettavo un po' di più. Beh, direi che ci siamo. Gabasele. Io prendo un'altra sedia perché mi sono scocciato a stare in piedi. Allora, Coppa Internazionale Europea, va bene. Elimina. Va bene. Ok. No, guarda Gabby 16. Per la cronaca, mio fratello sta guardando Gabby 16 bit. Primo resoconto osservatore. Harry Lord ci ha avviato il suo primo resoconto, ha trovato 15 giocatori. Wow. Ok. Piacere, piacere mio. Occhio al piede che sennò te lo posto. Allora, vediamo un po'. Vediamo le aspettative della dirigenza. La testa stradagliata. Che dobbiamo fare? Emirates Cup. Che cos'è l'Emirates Cup? Ah, la Coppa. Tipo la Coppa Italia. La Coppa Italia. Raggiungi gli ottavi. Vinci il campionato. Ma della Championship. Vabbè. Dobbiamo vincere la Serie B. Ingaggio almeno un giocatore con meno di 20 anni con un potenziale superiore, questo è facile. Crescita giovani, questo l'abbiamo visto. Fama del brand, ottiene una serie di 10 partite segnando almeno un gol in questa stagione, non sarà difficile. Continentale non abbiamo niente, non abbiamo coppe. Finanze, aumenta il valore entro, almeno non abbiamo budget stipendio limitato, per questo ce la faremo. Va bene, vediamo la situazione della rosa. Abroso. Che okay. Avanti, devi premere X. Ah, questa è la spiegazione. Va bene, dai, non me ne frega niente. Ben 37 anni! Vecchio, 37 detto, anni! È vecchio quanto la fame questo! C'avevamo 70 portieri. Dalberg potrebbe essere un buon sostituto già per adesso. Abbiamo 4 portieri. Ma che cosa? Oh, un 69. Bachmann, però è 25. Bachmann. Masina. Masina lo conosco io. Sì, ha giocato nel Bologna. Perché non gioca Masina? Non ho capito. Tessino 74. A Basile va bene. È vecchio quanto non so cosa sta tutta la formazione. Questo cos'è? Tessino destro. Ma sono tutti vecchi sono. Tessino destro. Capoe. 78. Oh, questo qua Gerard De Lufego in prestito all'Udinese. Perché l'Udinese e il Watford sono in sostanza la solita squadra. Hanno lo stesso presidente. De Lufeo lo torna indietro. Richiamalo. Chiamiamo De Lufeo, 80 ci serve esterno. Sì, sì, richiamalo. Eccolo, Ux. Questo qua è il capitano trentenne. Sarre è fortissimo. Troy Deeney. No, dove è Igna? Eccolo. 74! Che scarso! Certo che lo chiamo Igna. La grande Ignacio in squadra! L'abbiamo fatto, Ignacio Watford.
Molto bene, diamo una sistematina alla formazione e giochiamoci questa prima partita. Allora, questi giocano col 4-3-5-3-2, col 5-3-2. Puoi modificarlo, il modulo di cacca. 5-3-2 è un modulo di cacca. Noi chi ci abbiamo però? Sì, ho capito, mamma mia che stress. Leggo il commento io, che quei commenti sono importanti, visto che Davide è un ottimo consigliere. 5-3-2, perché non... A me non mi piace il 5-3-2. Perché c'ho Pedro 69 che è forte? C'ho Pedro, non era forte. Non mi piace il 5-3-2. E cambialo. Cambiamo il 5-3-2 e mettiamo almeno... Giochiamo va bene con gli esterni, perché il 5-3-2 c'ha già gli esterni, mi sembra, no? Davide suggerisce, richiamate tutti e vendeteli per fare cassa. Adesso vediamo, intanto vediamo come giocano. Ghiaccio non si vende, ma neanche morto. Possiamo fare il 4-4-4-4, dove sta? Davide ha detto anche, adesso vi faccio la squadra. Ci dice la squadra ideale. 4-3-1-2, che ne pensi? Davide, 4-3-1-2, che prendiamo ne pensi? Il 4-3-1-2 e andiamo con, sicuramente mettiamo al posto di João Pedro, mettiamo Pussetto. Ok, e poi lo scambiamo con Sarra. Cioè, la Sarra è esterno destro, ma che sta a fare là? Centrocampista, difensore centrale, terzino. Terzino, Sema praticamente. Dini è 76. Della Fuoco, in che ruolo gioca? Esterno. Davide dice: cambiate col 3-4-1-2 o 4-3-1-2? 4-3-1-2, dice Davide. Chiamo Dini. No, oh, Sara è fortissimo. Ma Sara è esterno. Per far giocare gli esterni. Per far giocare gli esterni dobbiamo mettere. Dobbiamo il 4-3-2-1 largo è forte. 4-4-2 devo fare per gli esterni. Il 4-4-2. 4-2-2-2-2. Devo fare un 4-4-2. Giocando con gli esterni a sta maniera qua. Però il centrocampo così è sguarnito, io vorrei un po' più stretti. Ecco, questo non mi dispiace. No, non mi piace. Non mi piace. Non mi piace troppo questo. Vabbè, facciamo il 4-4-2 classico. Per adesso facciamo il 4-4-2 classico. Davide che consiglia? Davide consiglia 3-4-1-2 e 4-3-1-2. 4-3-1-2. Vediamo poi il 4-3-1-2. Non esiste il 4-3-1-2, esiste il 4-3-1-2. Quello che mettevamo prima. Oppure c'è anche il 3-4-1-2. No, non mi piace. Non mi piace. 4-2-2, giochiamo? 4-4-2. No, 4-2-2-2. Questo. Vuoi giocare con questo? 4-4-4-2. Con i terzini. Poi ci abbiamo De Lufego esterno, va bene. Centrocampista, va bene. Lui chi è? Garner che gioca. Centrocampista difensivo, centrocampista difensivo, difensori centrali e terzini. Beh, però ci sono giocatori più forti in panchina, Adesso ci vuole un bel terzino. Allora, vediamo un po'. Sarri intanto. Tanto questo, Femenia, è terzino destro. Mettiamo titolare. C'è Sar al posto di Cleverley. C'è qui non 68, va bene così. Allora, difensore centrale c'è Troste. No, c'è anche Dawson. Troste, Dawson è difensore, basta. Oh, c'è questo qua fortissimo, capo UE. 78 CDC lo possiamo far giocare. C'era un altro 76 pure, c'è pure un altro 76. 76 è un centrocampista, e lo mettiamo. No, qui, perché qua c'è Sar. Cambialo con Chalobah e metti Sar. Sar esterno destro. E metti quello là al posto di Chalobah. Cioè Hughes, dici tu. Ok. Terzini sinistri, ci abbiamo qualcos'altro? No. No. Difensore 74. Masina! Dove sta Masina? Ah, Masina.
Vabbè, sono uno in più, 31enne. Questa qua è la formazione. Dai. Cioè un 74, ci potrebbe essere un 74 al posto del 73. Di Trosti? Sì. Trosti in panca. Davide, che ne pensi? Che ne pensi di questa formazione? Secondo te è meglio Trosti combo o Dawson? Esterno. Dobbiamo incominciare a rafforzarci lì davanti. Allora, vediamo intanto. Ignacio è il tipo più scarso della squadra. Adesso, Ignacio lo alleniamo. Vabbè, 24enne. Ignacio può arrivare a un buon 80 sicuramente. Devo vedere l'età. Devo vedere l'età. Eccola. Allora, vediamo un po' chi sono. Intanto vediamo chi è che va. Tipo Parks. Questa è in scadenza. Lo vendiamo. Via. Chi è in scadenza se ne va. La Basele va via. È in scadenza. Non rinnovo mica, che non frega. C'ho 29 anni. Venduto. Ma non era titolare Cabasele? Che ci frega. 29 anni pure questo. Femminia, questo. La squadra è vecchissima. Philips, ma chi sei? Io non ti rinnovo Philips, vado via, ti vendo. Non so neanche chi sei. Venduto. Questo è proprio già scaduto. E già morto. Ma questo è in prestito. Non so chi tu sia. Questi sono tutti in prestito stanno. Questi bisogna tutti richiamarli e venderli. Ci fai un milione? No, ci faccio un milione. Richiamo. Vendo. Via. Venduto. 11 mesi, questo ormai va in scadenza. Perché Dini sta. Perché sta in prestito Dini? Non capisco, 32. Troy Dini non si può vendere, questo è proprio il capitano storico. La stagione la deve fare Dini, dai, bisogna. In scadenza, è in scadenza, non possiamo togliere Troy Dini, non ci seguono più dall'Inghilterra. Belli questi. Guancamole Hernandez, 10 milioni ce li fai tranquilli. Guarda che questo qua è proprio forte perché c'ha 74-21 anni. Facciamo giocare, non ho capito perché. Però ci fai soldi. Questo chi è? Richiamato e venduto. Davide Prodi mi manda una foto. Venduto. Ce lo vendiamo Hernandez? Sì, vendiamo, tante scadenze. Allora, posso far vedere un attimo? Stop un attimo. Allora, mi censuro il numero perché non posso. Guardate la formazione sua ideale, se si vede. Non metta a fuoco un cavo. Vabbè, la leggo io. Farignez, Cabaselle, Farignez, ce l'abbiamo già, Farignez. Non lo gioco, un'altra volta ce l'ho al Torino. Cioè, ha detto Embolo ATT. Embolo, Sarde, Ulofeo, Aix, Kral, Kiko, non lo so, non leggo, Todibo, Cabaselle, Farignez, un terzino sinistro che non abbiamo. Beh, ci sta, bella formazione. Consiglia Embolo, consiglia di togliere Dine e mettere Embolo. Dine non lo possiamo togliere, il capitano storico del Watford. Però dici vai il rinnovo Dine, lo dobbiamo togliere. Altrimenti non bisogna rinnovarlo. In effetti Dine è scarso, poi è vecchio. Togliamo Dine, no? Mettiamo sul mercato. Ma chi se lo compra poi Dine? Scusate amici inglesi, però io non lo voglio rinnovare, c'ha 32 anni. Manda foto, manda che cazzo sto a dire. Ok. Dear English fans, we are so sorry about this fact, but Dine is troppo scarso. He's too lazy, he's not a pro player. Che è sta roba qua? Davide dice Dinei è da vendere, lento e macchinoso. Lo decide lui chi fa. Cioè si allenano tutti insieme? Eh sì. Stai capendo molto, vedo. Non sto capendo niente, perché tu capisci qualcosa? No. Lento e macchinoso, scrive Davide. Ben Wilmot.
vecchia nostra conoscenza. I giocatori. Ah, devo. A tutti quanti questa gente si può allenare? Cambia i giocatori. Rimuovi, devi premere il triangolo. Non so, ma io devo vedere 26, quel Clever lì, quello alleno a fare, c'ha 30 anni. C'è Igne però, ho messo Igne. Clever lì, che cosa l'alleno a fare? C'ha, 20, c'ha 30 anni. Quanto sta? Rimuovi i giocatori. Dini, che cosa cazzo è? Ok, allora, Pussetto. Dawson è vecchio. Ux forse, Ux, allena Ux. 25. Mazza che scu... Sar, allena Sar. Sar. Non si capisce niente, quello. Metti un altro allenamento per Igna, magari, boh. Sì, ne porti a niente. 26. 30. Basta, ma chi sei? Tutti vecchi su. No, hai tolto. Quindi tutti vecchi. Cazzo, non ce n'è uno giù. Allena tutto, fai tutti gli allenamenti per Pussetto, no? No, non si può fare. Vabbè, alleniamo un 31enne. Povera Italia, non è che si crescono lo stesso, ma non credo. Già tutti vecchi sono. Mamma mia, che roba. Avanti. Ok, pallone che scotta. Chi si può mettere? Qui forse si può fare il doppio allenamento così, allora. Chissà. No. Quindi non si può più allenare. Si può fare. Vabbè, non ci capisco niente. Ma si allenano tutti, quindi. Alleniamoli tutti. Non si può. Sì, ma mettiamo Murray che ha 36 anni. Cosa alleniamo Murray che ha 36 anni? Cala, si allena. Si allena. Simula tutto. Vediamo che succede. Avanti. Igne è cresciuto più 2. Wow. Quindi gli si abbassa la forma, però cresce la lucidità. Boh. Wow. Grazie. Abbiamo la coppa internazionale. Ah, aspetta, vai a destra, vai a destra. Forse c'è crescita. Aiuti i giocatori a crescere e a esprimere tutto il loro potenziale. Crescita, vediamo. Comunque ho visto anche che si possono cambiare i ruoli, per esempio puoi mettere Igne portiere. Oh, ma è lento, è buggatissimo. Come si fa? Piano di crescita. A tutti i giocatori insieme a un piano di crescita. Ah, hai capito? Possono anche cambiare proprio ruolo. Te l'ho detto. Non cambiare ruolo, no? Non farli giocare, ma assumere un altro ruolo. Vabbè, Igne lo puoi mettere. Igne attaccante completo. È molta difesa Igne, direi che ha 24 di difesa. Attaccante completo lo voglio. Attaccante completo. C'è lui, c'è la faccia! Fammi vedere. Oh, c'è la faccia di Igne. C'è la videocamera, non si può nemmeno spostare. Ciao raga. Oh, c'è la faccia di Igne.
Aspetta, e torna su e torna giù, per così almeno per un secondo la vedo. Dai, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista. Ce la faccio vedere di India. Proprio la vera faccia. Andiamo solo in, non ci abbiamo nessuno, non ci abbiamo sti vecchi maledetti. Vediamo quanta età c'hanno questa gente qua. Oh, 21. Minchia, è più giovane, ah, c'è Wilmot. 20 anni, 66, è un po' scherzino. C'è solo Wilmot. Hernandez. Cazzo. 21,74 è buono, eh. Se ce lo teniamo Hernandez, no, che ci frega. Ci facciamo qualche soldino. Allora, studiamo un po' sta rosa. Va bene, la vuoi giocare, dai. Vediamo che succede. Allenamento. Offerta per il trasferimento di Joao Pedro. Ah, ho messo sul mercato Joao Pedro. Mm-hmm. Dimmi, Andre. Certo, giocatore, sono felice che abbia deciso di cedermi. Siamo d'accordo dunque. Sono felice che abbia deciso, non mi sono mai trovato bene qui. Beh, siamo d'accordo. Sono felice che abbia deciso di cedermi. Ottimo, siamo d'accordo. Ehi, mister, apprezzo la sua decisione, che sono rimasto un po' sorpreso. Non posso garantirti il posto di squadra. Dovresti più spazio altrove. Sono felice, bravo. Siamo d'accordo. Ehi, mister, apprezzo. Non posso garantirti il posto di squadra. Sei vecchio, vattene via. Salve, mister. No, benvenuto, grande. Però lui l'ha messo in vendita. C'è parecchio da fare. Via. Proprio in confidenza massima. Mi aspetto una stagione ottima, Troy. In confidenza massima. Ma che serve questo allenamento? Non serve a niente. Non serve a niente, infatti. Se gioco contro il Basaksehir, è una squadra che è andata in Champions League. A posto, possiamo giocare, mi sa. Dai, no, facciamo sta partita e poi il mercato me lo guardo da solo. Inizia difficoltà esperto. Vabbè, metto, sposto io il video. Vai, andiamo a giocare. Esperto, 4 minuti. Portiamo da esperto. Ovviamente vengo io e inizio a tossire. Scusa. Che devo fare? Che stecca? Mazza, tira delle stecche questo Diney, guarda. Tac. Devo togliere il trainer. Our friends from England. Abbiamo messo subito in vendita il capitale. Bye bye, direi. Un saluto da Piero Cipardo e benvenuti, come ormai da consuetudine, con me Stefano Nala. Coppa internazionale europea. Questa squadra è in Champions League. Questi ci fanno nere, mi sto Watford. Lo vedo male. Sì, però è in campionato turco. Debuttano in questo torneo precampionato. Occasione giusta per il tecnico per esperimenti. Dine! Oh! Attenzione, perché questa può essere la cosa che ha fatto Dine subito! Si sblocca subito. Davide, ma scusa, hai detto che non era forte. Cioè, ha preso la palla. Ha fallato di gol questo Dine. Minuti, pazzesco, che ritmo è questo. Oh, c'è India, la faccio vera, per la prima volta ce la faccio vera, Nacho. Ne è venuta fuori la conclusione sul filo, e dai, non ha lasciato scampo al portiere. Troy Diney, ecco, è arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Troy Diney. Thank you.
giocata di qualità per intercettare il pallone. Gara speciale per il tecnico Gigi Ranieri. Questa squadra è lui l'uomo scelto dalla dirigenza per puntare al titolo. Abbiamo visto prima del calcio d'inizio scambiare strette di mano e sorrisi con gli avversari. Papà, posso farti vedere una cosa? Vieni un attimo. Guarda, poi ritorno in campo, però ti faccio vedere questo. Simula il resto della partita. Sa che è condannato a fare bene e a vincere già da oggi. Non sono ammesse false partenze. Sfida importante. Prendo un quadrato. E scendo in campo. A che punto è la squadra, sia a livello fisico che tattico, fondamentale. Hai visto? La stagione col piede giusto. Questa coppa internazionale europea si preannuncia. Cioè, anziché simulare, anziché adesso non c'è più l'opzione simula partita, c'è questo. Guardala. Questa cosa è dietro, lì. Molto importanti per prepara. Che chance clamorosa. Centra in pieno il difensore. È Argentone, Igna. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Spazzano via il pallone. Bravo, salta il difensore. È il numero 13 Igna qua. È il numero 13. Comodo del portiere che dice di no a questo tiro. Vediamo i calci d'angolo come funzionano, se sono buggati come nei precedenti FIFA. È stato bravo comunque a rimanere concentrato. Ha pulito l'area concedendo il calcio d'angolo. Chiamo Davide. Palla in area di rigore. Ma dire che è alto 1,1 metri, come fa? Aspettate un attimo, raga, che visualizzo il messaggio di Davide. Reazione qui del tecnico che ha visto sfumare il doppio vantaggio. Non ha dato due foto, non ha dato due foto. Baba Khan. Gulbrandsen. A primo impatto questo Watford gira. Adesso l'ho buffata, arriveremo ultimi senza vincere una partita in Championship. Però bella la verticalizzazione. Prova senza problemi qui, segneranno certo con questi tiri. Baba Gun Capue. No, pallone recuperato. Prova con lancio lungo, pallone in aria, ma non ci sono compagni pronti. Stupido Capue. Non lo so, voi. E poi fallo mio! Ah no. Finta di Sar, che la larga. Di qua. Chico per Femenia. Femenia. Sar. Bella Sar. Buona qui la lettura del difensore. C'è pressing sul Stupido. 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 Da no, vabbè, sto portiere già mi ha rotto, Non va per il Ma perché sottile, c'è? C'è del palo laterale. Ah, perché sarà lo stadio del BVB. Ecte Libe. E chi non lo sapesse, questo studio tedesco, quindi la pronuncia la so abbastanza. Ecte Libe. Gulbrandsen. Possibilità di contropiede. Cerca e trova il compagno. Che offside che ci sta tutto. Ah, offside. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Adesso io parto, che mi fermo adesso. Fuori gioco. Buona riflessione qui. Dai, mannaggia, era fuori gioco. Dunque offside. E comunque aveva parato pure questo. Tanto io mi becco i fenomeni in porta. È stupido. È iniziato il conto alla rovescia, 60 secondi da giocare. Recupero minimo, quello concesso dal direttore di gara. Il portiere mi ha parato 70 tiri, di cui 2 su Nacho, Palla in verticale sull'attaccante. Adesso mi segnano uno pari al primo tiro in porta, quando non fa 700. Esplodi. Prova a far partire il tiro. Il duplice primo tiro in porta. Primo tiro in generale, manco in porta. Chi ci abbiamo lì davanti? Chi c'è vicino a Igna? Viney. Ma Suarez dove sta? Che Suarez? No, ci abbiamo L Suarez, c'è scritto sui migliori di FIFA Watford, 75, potenziale 85. Sarà in prestito. ATT.
Si riprende a giocare in questo secondo tempo, match valido, lo ricordiamo. Basta Davide Podi! I due allenatori avranno dato sicuramente istruzioni alle loro squadre nell'intervallo, come giusto che sia. Vediamo come cambieranno. Come giusto che sia. Dunque, nella ripresa. Ti ho finito palla. Comunque, per chi non lo sapesse, la Agustina e Ignacio stanno per avere un bambino. 24 anni. Vabbè, dai. Ci sta. Una buona prima frazione. No, stanno per avere un bambino, l'hanno annunciato circa 2-3 settimane fa, no, due settimane fa, che in un post che stanno per avere un bambino. Non è fallo. Come corner? Ma chi l'ha toccata? Calcio d'angolo battuto. Oh, vabbè, dai. Pallone che esce, si ripartirà con rinvio dal fondo. Ti ho fegato palla. Occhio a questo pallone filtrante. Dai, me l'ha deviata, non ci credo. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Ti ho fegato palla di nuovo. Dire. Bella. Intervento a liberare, ci sta il tiro dalla bandierina. Fammelo devono battere però. Chi è che lo batte? Deu lo ferro. Igna perché sta qui? Io ci provo. Sar! L'avevo dato a Igna però così sono lontano. Cavue! Mazza, aveva tirato una bella sborda. 11 commenti, dopo lo leggo. Esplodi. Sara è velocissimo, però ci casca come un pollo, perde un contrasto. Ecco, già si inizia con i contrasti persi, eh. Sapete, la mia rivalità enorme con la Fortuna nel vincere un benedettissimo contrasto. Dai, dai, Igna, dai, Dine, chiunque tu sia. Io sono abituato a vedere Igna numero 9, non numero 23 o 33, quindi penso che il numero 9 sia lui. Invece lui è il numero 3, fra i giochi. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. So, più difficile, mamma mia. Sostituzione fondamentale per provare a cambiare i binari di questa Bolingoli. Gara. Non è fallo questo che è nettamente andato sulle gambe, eh? No. Infatti. Certo, in cambi giochi alla Ronaldo, Messi, ovviamente lo fa Bolingoli. Cioè Chadli è passato dal Belgio alla Cina alla Tunisia alla Turchia. Beh, vabbè, io ho un contrasto. Io e i contrasti siamo due cose distinte. Ma vabbè, ma questa è un'altra storia. Uno pari, certo. Io e i contrasti siamo una cosa distinta proprio. Cioè, avete presente la musica di See You Again? Ecco, io vado da una parte e lui va dall'altra. Può metterla in aria. Ideale. Muovono bene il pallone. Io e i contrasti. Io e i contrasti. No, niente. No, assolutamente. No, infatti. Tranquillo per me. Cacchio è questo? Adesso sono proprio queste le parate che nascondono più i siti. Metà tutto, metà io ci vado. Bah, infatti. Bah, anch'io sono un po' in dubbio su questo gioco. Bah, mettiamo sciabola. Bah, sfodero la sciabola. Doveva inquadrare la porta. Ultima parte di gara con le due squadre ferme. Fuori gioco. Sia il pubblico di casa che i tifosi ospiti chiedono l'ultimo sforzo. Vedremo se i giocatori avranno ancora l'ultimo sforzo, però se perdo 70 contrasti a partita non è che posso chiedere sforzo. Una nuova azione a caccia del gol. È una nuova azione a caccia del gol. Adesso vincono 70 contrasti, mi fanno perdere tempo e pareggio sta partita se non perdo. Un'azione interessante. Cerca il tiro. Ci è arrivato. Sta facendo gol. Sta facendo gol. Splendida parata in tutto. Trust Kong. No, se io mi sbilancio, che succede? Crossa nel mezzo. No, bene, qui il difensore. Dai, io, oh, ma ce l'hanno sempre loro! Non è possibile! Pronto, reattivo, eh!
Non era una parata impegnativa, è vero, ma è stato bravo comunque a rimanere concentrato. Niente, oh. No, no, vabbè, non è possibile. Cioè, non è scientificamente provato, dai. Vabbè, io qui torno ai precampionati inizio. Vabbè, guarda, non dico niente! Non vinco niente! Che sia un contrasto! Stiamo perdendo chissà perché! Perché io e la fortuna siamo due cose distinte! Ma guarda! Abbiamo perso! È fuori gioco! È fuori gioco! È fuori gioco! È fuori gioco! Dimmi dove sta sto fuori gioco, mo! Io tornei per il campionato, siamo due cose distinte! Mi è parso che ci fosse! Tu madre brava! Dai, Nassiani, la prima partita da fortuna abbiamo perso 7-1, quindi ci sta, dai. Cioè, io e contrasti siamo due cose distinte. Ci sta, dai, la prima partita persa 7-1, il Torino ci sta. Due cose separate. Dai che rafforziamo la squadra col mercato, tranquilli. Grazie di essere stati con noi, Gnasiani. Adesso facciamo un po' di mercato e vediamo di andare avanti in questa carriera, eh? Non ci scoraggiamo, la carriera è lunga, qualcosa si farà. Vediamo che dice l'ufficio e poi chiudiamo. Offerta, vero? Juan Camilo Hernandez, 9 milioni. Adesso ci guardiamo subito. Ci aggiorniamo, Gnasiani. Ciao ragazzi.